fare 3.30, ma mi prendi in giro? Allora, ragazzi, ma buonasera a tutti. Factor, mi ricordo che c'era. Sì. Siamo in diretta. Ciao, ciao Massimiliano, sei in diretta. Però non me lo ricordo. Saluta, saluta. Massi, sei in diretta. Il mio record è 3.25. Ma anche riferimenti c'erano quelle fatte. Attenzione ragazzi, siamo in diretta, vogliamo fare subito un'intervista a uno dei campionissimi, uno dei piloti più importanti del campionato. Allora, Massimiliano Angius. Massimiliano, questo campionato è duro, sei in testa alla classifica, come la vedi questa per l'ultima gara? Purtroppo non sono in testa alla classifica, sono puoi passare, in posizione. E sono molto felice di questo, soprattutto perché nella mia macchina... Sì? Sponsor, fai i tempi? No, diciamo che mi difendo, mi sto preparando per l'anno prossimo. Ah, ti sei, l'anno prossimo... È un campionato pedeutico. Come? Perché l'anno prossimo voglio vincere. Vuoi vincere? Ma in che categoria? In che categoria vuoi puntare? L'anno prossimo apro una 155 GTA. Tanta roba. GTA, l'altra. Come io le confondo. La Gbnn. La? Qual è la Gbnn? La cosa, lui vuole la ETC. La ETC, tanta roba. Insomma, non ti sono bastate le muccate che prendi quest'anno. No, siamo in diretta, sul serio. Anzi, Giovanni Falci, siamo qui con il creatore della moto, Giovanni Falci. Se ci puoi dire qualcosa. Cosa ci puoi dire su questa fantastica mod? Però fantastica lo sta dicendo lei, quindi io non mi sto assolutamente vantando del mio lavoro, quindi... No, no. Il suo complimento. E che fa, coglioneggiamo? È giusto, no? No, alla fin fine... Della fine? Esatto. Ma con che fine? No, la fine che fa fine. Ah, allora, cosa facciamo? Lo dobbiamo pubblicare un spettatore. Cioè. Un spettatore. Guarda che bella questa diretta. Ah, i temi. Facciamo un like. Facciamo un like. Ma c'è davvero una diretta che io la posto sul gruppo di Retro Game. Sì? Ma fammi vedere. Ah, ma c'ho 80 ping, ragazzi. Ma io, se la riconnessione resiste, a questo punto penso proprio di aver avuto. Aspetta, che però sto cercando di trovare il link. Ti ho messo il link. I tempi. Grazie. Ma il link dei tempi? Devo installare il voltante. Va bene, ok. I tempi. Yuna. Ma come ecco, l'ho trovato finalmente. Allora, vi consiglio vivamente di sconsigliare il consiglio. Il consiglio del consiglio, perfetto. Guarda, sei molto più, non lo so, brutto. 2019 sei... No. Sì, molto tu... più cosa sì, ma tu. Tu nell'universo. No. Chi vuole cantare una canzone? Mi si sono zittiti tutti. C'era casino. Chi mandava video bellissimi. Li vogliamo far vedere in diretta i video che sono stati mandati poco fa. Vogliamo far chiudere il canale all'istante. Sono, va bene. Sono belli i tuoi setup salvati con la scritta B. B, sì. Fantasia. Senza barba. Faccio paura. Senza barba sei molto più giovane. Per non dire grosso. Hai visto il doppiamento? Senza barba sei un... Sembri in quel bambino. Sembri... di quel video. Arriva. Del mio canale. Sì, tipo Lucio. Sì, sì. Allora, mettiamo... Ragazzi, io direi prima della diretta di cominciare a mettere un po' di musica su. Via. Chi è che l'ha messa sta canzone? Va bene. Ci facciamo sta salita, sì. È il trattato più bello della storia, figlioli. Ok. Peccato che mi sono allenato poco. Tipo, bravo. Peccato che io non la so. Ok.
Allora, abbiamo uno spettatore in diretta. Carlo, metti che c'è la diretta della gara, mettila nella TV. Cerca, cerca il canale che si chiama... Che si chiama? Che si chiama? Che si chiama? È emigrato in Puglia. No, Gamer del Casso. Del Casso. Veramente. È emigrato in Puglia, quindi... Gamer del Casso. E si chiama così sul serio? Uno spettatore attuale sono io lo spettatore. Quindi la diretta, quindi non sono va bene. Io ti guardo. No, no, non ne fa. Siamo in tre. Copia. Sei una tristezza. Ma chi? Chi è che è triste? Inquadra a me, vai. Non ti... No, aspetta un attimo, sto facendo. Sto facendo roba. Sono impanicato. Allora, ok, ho finito. Allora, chi è che devo inquadrare? Inquadra a me, vai. Perché sto facendo ping? Allora, intanto vediamo la bellissima macchina di Omar Sartori che sta salendo in questo momento. E poi c'è Massimiliano Angius che non lo trovo in classifica. Ah, ecco, è ultimo. Ok. Sì, vediamo la tua livella. Sei fermo, muoviti, dai, fai una salita, facci sì, vedere. Aspetta che sto... Retro Game... Ragazzi, su YouTube in questo link che vi ho postato. Ciao a tutti. Ok, perfetto. Eccoci, via. Oh, si è persa la connessione, peccato. Non possiamo. Cioè, sono io nella mia televisione a casa mia. Dai, ti seguo da dietro, dai. Vai. 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 C'è un po' di ping, però dai, sostenibile, 125 ping, dai. Ora si sta abbassando. No, sei davanti a me. Ora ti riprendo subito, guarda, tre curve sono dietro di te. No, volevo che facessi la diretta sulla mia. No, no, poi se ne vanno. Abbiamo tre spettatori, dai, giochiamoceli bene. Hai visto, sono già qua. Mamma mia come vola Massimo. Comunque sto avendo difficoltà a prenderti, eh. Devo stare zitto perché se no non riesco a guidare. Dici qualcosa, dici qualcosa, l'assetto com'è. Ricordo a tutti gli amici di Retro Game Sardegna che il livello qui è altissimo. E anche stare in pista per me è difficile. Ho rotto il motore. Come hai rotto il motore? Non mi fai sbagliare, cazzo che attraverso, bellissimo. Ho sbagliato una scalata perché sto parlando. Non usa le palette, non usa il cambia d'H. Ti sconfondi. Non ne ho cambia d'H. Come non hai? Come cambi? Oh, questa classica. Io sto a seguire a te, cazzo. Questa me la dico di così. Allora, mi metto la diretta. Eccolo Massimiliano. Partita la macchina. Dai che ti passo. Non mi buttare fuori, bastardo. Hai visto quanto è sorpassato? Io non le so le... c'è del piede, vuoi far credere che... Mamma mia come ho leccato quel guardrail. Guardrail. Cioè, allora Giovanni, ho messo la potenza freni 80% è ancora blocca. Non ho idea di dove sono. Uffi. Mi sto guardando dalla tribunanza. Ma si sente tutti? Sì, sì. Vuoi salutare qualcuno, Gio? Ah, questa chiude. Aspetta, ripeti, che hai detto? Ciao a tutti quelli che mi guardano. C'è due. Tua moglie? Ma tu non vedi quello che sta correndo? Ok. Molto bene. Massimiliano. Aspetta che mi sposto, Massi! Ah, scusa! No! Scusa! Rossa, rossa! Rossa! Non t'ho visto! Ok. Facciamo i seri. Allora...
Ah, ci abbiamo Alessio Vangelli. Abbiamo il bellissimo sound di Di Francesco. Che è morto praticamente. Ricordiamo che ci stiamo allenando perché ancora stanno partendo quelli dello starter pack. Appena finiscono loro, poi c'è il complete pack. Cristian, guarda che appoggiandoti non è che guadagni tempo. E c'è Luca Candini. Forse sì. Ma se lo fai in ogni curva, però. Omar Sartori con l'Audi. E poi abbiamo Alessio Vangelli con la 205. Massimiliano Angius che sta partendo. Ha spento la macchina, grande Massi. No. Dietro Bellomonte Salvatore. Finalmente lo vedo con la livrea. Forse è la prima volta che si vede in diretta la sua livrea. Coppola motori addirittura. E poi che abbiamo? Abbiamo Claudio Calabrese col 127. Omar Sartori con la bellissima Audi assieme a Gio Calabrese, che sono i due che si ammazzeranno in queste. Cosa ha fatto Gio? Bravo Gio! Grande! Ma hai perso tipo 20 secondi, però spettacolo. Il 4x4 si può. Lo affronteremo. Quindi ci abbiamo i primi. Peccato per la voce. Vabbè, questo è Mirko Marzi, malato della salita. Allora, speriamo che regge la connessione comunque, perché non so neanche quanti giga mi sono rimasti. Come si vede la diretta? Tra l'altro fatemi sapere. Nel caso l'alzo poco. Bene, sono contento. L'ho abbassato a 720, non è a 1080. Così riesce a caricarla senza pixel, ho pensato. Perché più di 2 mega di upload mi sa che non va. Mamma mia, gioca la presa come un animale, eh. Ma non basta. Non basta. Lascia giudicare. Io mi imparo la salita con te qua. Ok, benvenuti a bordo. Ma l'hai messa nel gruppo delle MSC? Giovanni? Un po' di traffico. Il 127 già. Niente, sto sbattendo. Adesso è l'inizio della fine. Questa è la parte più bella. Alla fine dell'inizio. Del percorso. Sì, velocissimo. Tra l'altro c'è questo destra che non bisogna tagliare. Sì. E te lo porti purtroppo anche loro. Mamma, sta curvo, occhio, è morto uno. Beh. Qua comunque bisogna staccare in anticipo. Ho preso il muretto col muso. Qui per esempio dove parcheggio di solito la macchina io quando vado in mezzo alla gara. Perfetto. Ecco, a posto. Fosso Don Paolo, vai. Voglio sentire la frase di Joe appena vedo il tempo. Vaffanculo. 2.54, un secondo e mezzo. Attenzione, questa è la gara di casa di Gio Calabrese e forse pure di Bruno, no? Lo possiamo dire. Bruno corre domani con le radica. Ma siamo solo questi stasera, così pochi. Ma che cacchio l'hai fatto questo tempo, stronzo? Ok. Sei partito lanciato, per forza, se no non va. No. Dai, vediamo di abbassare almeno 10 secondi. È vergognoso 3.22 con sta macchina. Dopo ci sono punti oscuri per me. Pensa, io non ho mai usato in vita mia la mappa. Quest'anno lo sto usando in tutte le salite la mappa. Con tutti i viaggi in colonna. Attenzione che siamo sempre in diretta. Ci sono bambini. Ah, siamo in diretta? Sì. Bello che sei corretto, cazzo, dimmelo. Cioè. Ho sentito solo colonna, quindi ho capito.
Questo signore è di Francesco Christian, che abita nella città di codice fiscale. Praticamente lì si alza, che faccio? Le molle se volete buttare dalla casa del grande fratello basta. Perché? Io non lo so, non li so fare gli assetti, quindi ammuzzo. Mi parte dietro, mi parte davanti, non si capisce come sta male. A me a volte frega troppo, a volte frega poco. Io sono rotto il cazzo. No, non ho sentito. Vedo. Ma so. Troppo rigida. No, leggerisci un po'. Ammorbidisci un po' lì. Un cappellino, un ballino, un ballino. Bella qua. Comunque questi sinistra e destra sono bellissimi tutti da fare con un fiato. Ah sì, quello sì. Il problema è se uno li sa. Omar, ce l'ho lo sai. Cosa? È il tuo regolo. È così. Anche a 55 io non l'avevo mai fatto. Eccoci qui. Beh, Mori. Direttore di gara. Perché? Sappi che sei in diretta, Giuseppe Restuccia. No, qua sono. Sì, è ritirato. Vabbè, quello. Presente. Scusami, scusa, ritardato. Ritardato. Che cattivo. Massimo Angelo è il migliore. Ricordiamo che il nostro direttore di gara è spastico, famoso, l'ha preso in Monterice l'anno scorso. A parte che ti sentiamo pianissimo, Giuseppe. Ora mi stai sentendo. Oh. Miglia, avevo un cuore, man. Io non so che curve sto facendo, cammino, ma... Siete pronti? No, fammi fare altre 5 salite di prova. Non si può parlare prima con noi. Vabbè, diciamo che io respiro dopo poco. Giuseppe, ma perché? 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 Ancora di chiedere. Perché? Ah, ma non sei buono. Allora, ti spiego perché è bello chiedere. Vedi, tu non capisci l'utilità di essere così. Ok. Io lo chiedo e faccio tutti quanti. No, 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 perché dobbiamo fare tutto peggio. Tu puoi restarti sempre quando lo stanno dicendo. Spettacolare. Tipo, ti è mai capitato che tu chiedi, che so, al controllore, scusi, posso entrare col biglietto che ha fatto? Quello ti vedi, tu stai per salire, ti chiudo lo sportello in faccia e parte, guarda. Bellissimo. Esiste qualcosa di meno epico? A 75 vai. E vai. Difra si fa tutti. Ricordami la macchina per niente. Radio vai. Perché? Ma scusi, Cristian, perché praticamente c'hai il ciclo stasera? È morto Cangia. Sì, che sei partito per l'assoluto più la quinta. Te non lo dico, lo so, bella Civic che è morto. Vabbè, ragazzi, stavo facendo un saltone. Vai, giusto, si è smucchiato la macchina. Eccola qua la chiamata, quella là. Di controllo. Ho levato un sentito. No, mio padre. Giovanni! La chiamata di controllo. Giovanni, ti sto dicendo, l'hai messa la live sul gruppo di MSC? Scusa, quella di Facebook. Ma se hai la connessione praticamente che... Ma la connessione? Sta tutte cose sta facendo. Per l'assoluto sta viaggiando.
Ma Folk HD ho 70 ping, anzi ho meno ping adesso che quando sono staccato. Il problema è che come sempre si staccherà appena parto vedi che cade la connessione. Appena arriva l'8 restart significa 10. Vami. Sei arrivato a dire? No, ho restartato. Giovanni, fai partire tu. Parto prima io? Per la salute. Mamma che male. Sì, Giovanni al telefono, mi devo appoggiare. Sta pista è divertentissima. Vai. Praticamente la più bella, la più bella. Li ho presi tutti. Vado? Scusami. Hai visto che abbiamo il primo è Difra. Perché? Come io. No, che quello sbatte tutti i muri, dai. Dai che la dai, vai, dimmi, pace. Vado prima. Ah, vado prima. Sei forte, bravo, dai. Ah, visto che siamo live. Ragazzi, siamo in gara, siamo in regime di gara. Silenzio. Silenzio. Grazie. Silenzio per favore. Con calma. Va bene, così ho più avanti. No, aspetta. Aspetta, devo farli indietro un attimo, Luca. Luca c'è? Mi avete chiamato? Luca Gandini, Luca Gandini. No. Porca, mi sa che ho sbagliato. Non ho caricato l'asset. No. Caricalo un attimo. Luca? Ma c'è Luca, però. Un secondo soltanto. Dico, io sto pingando a bestia. Ora si è abbassato. 143, 137, ora si è abbassato. E 7 8 cazzo sono basso. Luca ce la fai? Noi intanto saliamo. No aspetta. Sì, vai Massimiliano. Mi si è alzato il ping all'improvviso, un botto. Vabbè, che te frega, è salita. Vagelli. Ho capito, è salita. Vagelli. Ho nascosto il tablet alle bambine. Ah. Cazzo di TikTok, queste applicazioni. Appena 127, chi è di Benedetto? L'altro. Arrivo. Bello Blanco. Stefano, pure Stefano Bianco, cioè. No, Claudio. Ah, Claudio, attenzione. Bello Monte. Dopo di Cangiano devo che faccio io. Maurizio? Sì, che faccio? Vai. E Benedetto, tutte le 127, aspetta giù. Chi è la sei Omar Sertore? Ma Maurizio, ma Luca lo facciamo passare? No. Ok. Aspetta, c'è lo spazio. Vabbè, fallo mettere dietro a Tito. Ok, 5 secondi, Emi. 4, 3, 2, 1, vai. Andiamo a sta figura di cacca, vai. Potevo anche lasciare la quarta. Attacco a tutta forza. Ok. Questa curva è stronzetta. Bisogna frenare col volante sterzato. Volante girato. E mo penso che possiamo aprire. Sì, dai. Questa quella che chiudeva, sì. Meno male che sono rimaste le frenate della salita di prima. Apro tutto.
Qua no, perché c'è il muretto, ok. Vado di sinistro, troppo veloce. Vabbè, questo dovrebbe essere già un ritiro, ma comunque. C'ho qualcosa di storto. Oh, piegato qualcosa, cavolo. Vai, apri tutto, vai. Una sfida tenerla dritta, perché ogni piccola buca a ballamento perde completamente trazione sta macchina. Vorrei arrivare quantomeno senza dovermi fermare e fare manovre. Ok, questo si poteva fare di terza piena. Sbagliata completamente la traiettoria qua. Vabbè. Se vado sotto il 15 devo già dire grazie. Ok, corto lì, siamo vicino all'arrivo. Si è piegata qualcosa, non capisco. Il braccetto sinistro. 11, 12. Ah sì, dai. Meglio di così. Senza sapere completamente la strada. Ma andiamo in diretta, dai. Andiamo a vedere cosa fanno gli altri. Posteggiamo la macchina qui, prima. E spegniamo la macchina. Andiamo su Christian Di Francesco, il mio rivale. Spero che non mi copra il volume del... Ok. È partito un po' di culo, sta andando molto bene, mi sa che mi sta anche battendo. No, è Antonello Tigli che va più forte, ok. Lui è il mio avversario di classe, no, lui è 1.300, io sono 1.600. Vediamo lui all'arrivo cosa riesce a fare. Cristian Di Francesco 3.30, quindi avrà sbattuto. Ma comunque c'è Maurizio Cangiano parte dopo, Luca Gandini invece è appena partito perché si trova nelle prime curve. Primo tornante lungo, ma c'è, ok. Gandini scoda la sua Alfa 75 V6. Massimiliano Angius appena arrivato, 3.27, ottimo tempo per Massimiliano Angius, bravissimo. Andiamo su Alessio Vagelli che sta arrivando anche lui. Alessio Vagelli è una guida molto spettacolare, anche lui questa è la prima volta che fa salita e secondo me farà un tempone conoscendolo. Vediamo cosa riesce a fare Alessio Vagelli qua di quarta, sfrizionatina e via. Apre di quinta, 140, 147, 152 km/h, ritaglia il traguardo con 3.24. Bel tempo per Massimiliano, solo a 3 secondi da Alessio Vagelli. E c'è Antonello Tigli che invece sta facendo il tampone, perché ho visto nel primo sotterraneo andato velocissimo. Una scheggia qui, staccatona, terza. Ma lui va forte. Andiamo on board. Quinta. Non ha paura Antonello Tigli. Si è allenato sicuramente, si vede. Disegna le traiettorie da gran pistaiolo. Qui un po' lungo, però ha rischiato, però ci sta. Antonello Tigli, vediamo, sono sicuro che sarà sul 20 basso, se non addirittura batte il muro dei 20. 3.14 infatti, resto in testa. Resto in testa. Chi è entrato nel mio canale? Vabbè, tanto non possiamo parlare qui. Non lo sa. Massimiliano, non possiamo parlare su questo canale. Ok, andiamo poi avanti con Luca Dalla Riva, Salvatore Bellomonte e Luca Gandini anche, che stava arrivando. No, era ancora più giù Luca Gandini. E andiamo con Claudio Calabrese, suo 127, si trova già a metà percorso. Ragazzi, non posso fare diretta come le classiche dirette che facevamo io e Giovanni, perché io, Giovanni e compagnia, per tanti motivi che non so spiegare qua, non posso gridare, ok? Sono in un condominio nuovo,
Non posso mettere, sennò qua griderei. Grandi emozioni. Salvatore Bellomonte sta andando fortissimo. Noi sappiamo che lui è uno forte. Peccato le presenze sono scarse. Allenamenti anche un po', vediamo, scarsetti. Infatti qui si vede, arriva lungo. Però sicuramente un pilota che il piede ce l'ha. Come sempre un po' di ping che c'ho anch'io perché sto facendo la diretta, ci sta. Niente, non riesco. Perso la connessione. Ragazzi, adesso devo rientrare, devo aspettare e rientrare. E sono entrato e non potevamo parlare. Eh sì, perché in quei canali non si parla. No, ho perso la connessione, sto rientrando nel server. Posso rientrare, Giuseppe? Non c'è il server, non ce l'hai il problema, ragazzi. Entrare e uscire nel server. Vabbè, la spunta la scritta, sempre lo chiedo. Minchia, stamattina era Pinerolo. Sti cazzi! Allora, se vuoi fare la diretta, ma Giovanni, ti devi spostare sopra sui primi canali, chiosco, quelli là. Perché? È perché giù in quei canali non funziona il microfono. Dai, Massi, vieni, Massi. Un attimo, chiamiamo Massi. Ok, siamo rientrati. Dicevamo, è arrivato Claudio Ribes, abbiamo perso i tempi di Salvatore Bellomonte. Claudio Ribes e Luca dall'arrivo fa 3.16 un tempone con il 127, ragazzi. Però non so gli altri due, è un peccato. E Omar Sartori con Sertori, scusa, con Gio Calabrese. E qui, ragazzi, tanta roba. Gio Calabrese, ricordiamo, è qui di casa. Soprattutto 150 già. Ma andiamo a vedere Omar Sartori, che già è l'arrivo. Limitatore 2.55.1. Vediamo Gio Calabrese. Ha fatto di meglio, eh? Entrambi hanno fatto di meglio, quindi vediamo cosa riescono a fare. Massi, sei qua? Eccomi, ciao. Vediamo, Sartori ha fatto 2.55.1, però ha fatto di meglio lui 2.51. E Gio Calabrese adesso sta arrivando in gran carriera. Mamma mia, è sparato totale. Guarda come arriva, quinta piana 150, mette la sesta. Qui scala due marce. Si appoggia. No, la perde. No, ha perso il tempo qua. Peccato. Ha dovuto frenare. 2.57.1, l'ha persa lì. Un secondo e mezzo, quanto sono? 2.55. Sì, due secondi. Deve rifarsi adesso per la seconda manche. È finita la prima. Ogni gara se ne danno di tanta ragione, Emanuele. Sì. Andiamo quindi per la prima manche. Adesso vediamo se Maurizio ci chiama. Appena viene ristartato il server, ci rispostiamo giù. Così la direzione ci dà il via. Ma comunque, raga, io non vedo nessuno scrivere. Ci sono 6 spettatori e non vedo nessuno che scrive in chat. La cosa mi tange. Massiliano, cosa ne pensi? È stata avvisata, non abbiamo fatto nessuna pubblicità, anch'io sono in 3-4 allora, gruppi e posso fare altri, ragazzi, amici, intanto a questi 6 spettatori, a questi 6 spettatori iscrivetevi al canale, perché questo è un canale serio di sim racing, dove si vedono robe serie e gaming, quindi dateci un occhio. Ah, c'è Maurizio Cangiano, vero? Ok, che è il direttore di gara, è partito dopo, quindi ci seguiamo la sua salita. Infatti sentivo un V6 salire arrabbiato. Comunque ricordiamo sempre. Maurizio, da spettacolo qua. Ricordiamo sempre che Maurizio Cangiano ha più peso rispetto agli altri, perché ha 2 cadaveri nel baule. Lo testimoniano qui la mano che cerca di uscire con i colpi di mitra. Ma andiamo on board con lui, dai, vediamoci questo tratto on board. Comunque sono terzo assoluto, quando frena i freni fischiano, bellissimo. Sì. Vediamo Maurizio se riesce a scalzarmi nella posizione, perché sono primo, al di fuori degli E1-2000, che sono ovviamente oltre... Sono primo. Bravo. Sono troppo forte. Sì, sono forte. Da noi si dice che sei forte come la c'è.
Che traverso qui, andiamo fuori. Si dice sei più falso di una banconota di 3 euro. Inizio Gangiano, ultima curva, comunque pulitissimo della sua guida, sempre un gran signore, un gran gentleman driver. 3-9-5, ti odio Maurizio. 3-9-5, no! Io lo so che con il suo nome si può fare 3-1, il fatto è che non conosco la strada, Maurizio invece la conosce hai molto fatto bene. 3-13, lui ha fatto 3-9. Lo so, bastardone, lo odio. Mannaggia. C'è il Claxon? No, non ce l'ho. Aspetta, facciamo casino. Ah, no, ma io sono la partenza. Vabbè, comunque, spostiamoci giù, dai, vediamo che dicono. Andiamoci. India, ti odio, Maurizio. 60 Hz, ecco perché Massimiliano, che ci fa qua? Ti odio, Maurizio. Ma che ci fa Massimiliano su? Sei venuto in diretta con me a dire quattro cacate. Vabbè, gli posso dire una moglie che sta 10 minuti, sono libero, no? Quanto dopo? Siete in diretta, attenzione. Okay. Vai, no, vabbè, potete parlare tranquilli. Poi tanto mettiamo i beep. Manuele richiusa. Massimiliano che parla praticamente. Come ti sembra sta battaglia in 1-2? Questa commentavo. Gio, insomma, l'ultima curva hai perso la macchina completamente. Aspetta, fare un video di mammografia. Emanuele, io sono disposto, voglio dire. Purtroppo sì. Ma ho avuto problemi a aspetta, fai parlare a Gio Calabrese che devi dire cose serie. Gio, dico, l'hai persa lì la salita, in quell'ultima curva, o no? No, beh, anche nel rettilineo iniziale, sono sincero. Okay. Penso di aver perso allora, almeno mezzo secondo. 2-1. Mannaggia. Sui due protagonisti questa sera. Rosso, avevo il motore arancio al primo turno. Ah, molto bene. Molto bene. Alla seconda curva mi è uscito la spia dello stand-by della televisione, 5 minuti a scendere. 5 minuti solo, 5 vedrai. Quindi io dalla parte destra si può dire che andavo a memoria, perché al telecomando non ci arrivavo. Vai, sta... Ok. Sono le cose che succedono ai video, Omar. Dai. Vai di fra. Oh, mi raccomando, l'anno prossimo, se cambiamo, cambiamo insieme. Cosa? Se cambiamo categoria cambiamo insieme. Bandini, sì, sicuro. Massimiliano. Anche se io vorrei rimanere in un Marcello. Boh, vediamo. Se mi fanno la station wagon. È la Madonna. Quindi già non gira normale, vuoi pure station wagon? I'm ready. Vai Luca. Luca dalla riva. I'm ready. Dalla riva. O è di Benedetto la luta giallo. Oppure una BMW. Posso andare? Dalla ri... Aspetta, ma chi è l'altro? Claudio. C'è Claudio Calabrese. Ho capito che ero io, l'altra mia. Gialla sono io. Vai Claudio. Mio fratello non mi ha fatto la schiena. Vergogna. Non è partecipato. Chi sa prima gara che fa? No, è che... Vai giù. Ho avuto da fare. Poi pensare che devo farmi ogni volta l'assetto, perché non ho mai avuto l'assetto. E chi l'ha fatto mai l'assetto? Io ho fatto tutto il campionato con lo stesso. Fare l'assetto non mai giocato. Esatto. Ah, tocca a me. Vai. Che partenza. Che concentrazione. Ok. Non è che staccata anticipata che ho fatto. Allora qua scoda perché scollina. Ecco. Ok.
perché sei bastardo, sai. Ok, sto giro sì, qua almeno 2 secondi elevato rispetto al tempo di prima. Anche di terza potevo fare. Voglio battere quel 13 che ho fatto poco fa. Qui non tagliamo, ho sfiorato il muro. Oh, ok. Ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Non mi entrava la seconda. Da Matrix. Ok. Che sezione maledetta. Bastardo, Sorlini, sei un faccia di minchia, ti odio. Comunque, sei bravo. Vabbè. Purtroppo i bambini quando vogliono devono fare i coglioni. A me mi faccio ripartire, è inutile. Faccio ripartire da Giuseppe. Vabbè, continuo. I bambini, purtroppo devono giocare i bambini. Abbiamo i bambini di 40 anni e si divertono a fare i coglioni. Purtroppo quando la gente si preoccupa che gli battono i propri tempi, giustamente fanno così. Comunque, 15 con tutto che ho fatto del coglione Sorlini, quindi praticamente era un 10 per me, perché ho alzato il piede in un rettilineo. Complimenti, facciamo i complimenti tutti a Sorlini. Che coglione. Allora, andiamo a vedere che fanno gli altri, dai. Allora, Cristian Di Francesco, 3.30 di nuovo, replica il tempo. Luca Candini sta salendo molto bene. È sudata. Luca Candini molto forte, come sempre, però purtroppo la guida è un po' sporca e spesso sbatte. Vediamo però, sto giro mi sa che gli esce bene. Ha pulito molto di più la guida rispetto alla prima salita. Andiamo, Luca Candini fa 3.14, 8, bravissimo. Massimiliano Angius, il nostro idolo. Attenzione. Guarda che staccatone, mamma mia. Grandioso. Nostro idolo. Fa fumare le gomme pure all'interno curva. Va. Massimiliano Angius si fa 3 minuti e 0 record. No, 3.28 per lui. Anzi, metto i tempi pure qui. Vedete qua sotto. Adesso Vagelli arriva, l'ha raggiunto. Aia. 3.24. Andiamo Antonello Tigli, velocissimo, come sempre, direi andiamo on board, no? Perché non si vede. Eccomi! Oi, Massimiliano, che hai fatto sto giro? A me pensa, ho avuto un bambino che mi ha chiamato su Skype durante la diretta che mi ha coperto tutta la visuale. Mi ha fatto peggiorare il tempo di 5 secondi almeno. Indovina chi è? Indovina chi è? Io sono su Antonello Tigli che ha chiuso adesso. Ha chiuso 3.12 e 4. 12 e 4 non vedo i tempi. Ah, ecco.
l'ho spostato. Ok. Fino a questo momento il veloce come assoluto. Luca dalla riva 3:16. Sì. Vabbè, attenzione. Ancora da vedere sta cosa, è più veloce. Luca dalla riva 3:16, seconda posizione per adesso Luca Gandini con 3:14, terzo Emanuele Richiusa. Dalla riva Vangelli ha migliorato di 2 secondi. Vangelli di quanto ha migliorato? 3:20 per Bellomare, Bellomonte, e vabbè, fatto passare dal mare al monte. Vangelli ha fatto lo stesso tempo di 1:01. Andiamo a Claudio Calabrese, che chiude in 3:14, quindi il miglior tempo ce l'ha Claudio Calabrese in questa seconda salita, però la prima pare che era meglio piazzato Luca dalla riva, no, se non sbaglio. In questa seconda salita il miglior tempo delle 127, 127. Ah, 127, sì. Sì, sì. Quanto viaggia questa A4, bellissima. Vediamo gioca la Brese, che deve recuperare 2 secondi alla prima salita. Sarà dura. Ma il saltore comunque viaggia tantissimo. Mamma mia, come è passato qua, come ho pelato. Andiamo a Marcel Tori, fa 2:55, replica il tempo di prima uguale, perché prima ha fatto 2:55-140, ora 2:55-176, praticamente tempo identico. Vediamo però Joe che è molto aggressivo, deve recuperare ben 2 secondi, cioè per vincere dovrebbe fare 53 almeno, passo, 53-0 o 52 alto, se no... Non arriverebbe davanti in classe, ovviamente, parliamo, perché poi domani ci sono gli sport prototipi, eh? Sì. Domani è un'altra storia. Domani la fai la diretta? No, non penso proprio, vediamo, dai. Ah, e poi non sei nel server, devi... Per fare la diretta dobbiamo essere... Che è arrivato qua largo, come si è allungato a giocare la Brescia. Vediamo il suo tempo. Ha sbagliato le ultime no. 55.6, niente da fare. 55.697. Niente da fare, comunque brevissimo Joe, ma tanto di cappello a Omar Sartori, che nonostante sia fuori casa ha fatto un garone. E niente ragazzi, ci vediamo domani, dai, vediamo avanti che cazzate che devono dire giù. Ciao a tutti. Maurizio non lo vediamo. C'è anche Maurizio. Sì, mannaggia. C'ho un po' di ping però io. Questi ping sono dovuti a me. Perdonatemi. Andiamo giù lo stesso, dai. Porca puttana. Grande Cristian. Manca. Vabbè ragazzi, volete salutare qualcuno in diretta? Volete salutare mamma? Saluto a tutti quelli che mi conoscono. Salutiamo tutti gli appassionati e tutti coloro che non so per quale motivo seguono. Esatto. Il miglior youtuber degli ultimi 20 anni. Esatto. Disperati. Quindi cioè, praticamente stai dando dei disadattati alle stesse persone che seguivano le nostre dirette. Aia. Attenzione, il direttore ha dato dei disadattati a tutti i fans di MSC. È grave questa cosa. Ecco, sì, guarda come si arrampica. Sento gli specchi scivolare. Attenzione, Giovanni, questo è grave, io lo bannerei. Fai il truccio. Allora, Giuseppe, come punizione... Ammoccate. Ecco. Ci strappiamo le unghie. Per punizione sentire... Stavo parlando da 3 ore, sono stato di canale. Certo. Giuseppe, per punizione dovete tutti Massimiliano. Esatto. Mi ha spostato di canale e stavo parlando bene di Maurizio, ormai. Ma che attraverso che ha fatto qua Maurizio? Io ormai sono diventato l'esperto di un dalle grandi labbra però. Che fai traversi Maurizio, che vuoi fare?
Annaggia la morte, quello è tutto incazzato. Da notare come Maurizio guida con 3-10. 3-10. Dalla seconda marcia, 3-10. Marcia. Seconda marcia. Ascoltami, ma i Mello dovrei restare. Va bene ragazzi, buonanotte a tutti, ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.